Eminenza, una grande gioia per questo annuncio dell'arrivo di Papa Francesco per Don Milani. Il Papa ha raccolto il suo invito, si aspettava così tanto? Ma nel dialogo che ho avuto con il Santo Padre avevamo prospettato diversi modi con cui si poteva fare un ricordo di Don Lorenzo Milani nei 50 anni della morte. Che si dovesse fare un ricordo e significativo era chiaro. E subito è emerso come questo fosse il modo più opportuno e ho subito capito che il Santo Padre era pronto a venire incontro a questo mio desiderio, cioè a una presenza fisica sua sulla tomba, e una volta stabilito che ovviamente la cosa doveva avere una forma molto molto privata per non dare adito a troppe manifestazioni, ma tutto questo mi ha dimostrato che il Santo Padre ha una grande considerazione per la memoria di Don Lorenzo Milani, per la sua figura, per quello che egli ha rappresentato e può rappresentare anche per la Chiesa di oggi. Davvero, Eminenza, una visita questa che farà Papa Francesco molto breve, ma come ha già anticipato molto significativa. Che cosa vuol dire questo gesto importante da parte di Papa Francesco? È anche molto significativo, cosa che non sapevo fino a stamane, che Papa Francesco nello stesso giorno andrà anche a Bozzolo per commemorare un altro grande prete italiano della seconda metà del secolo scorso, e cioè Don Primo Mazzolari. Credo che il Papa voglia proprio dire la grandezza del sacerdozio, dell'essere preti e dell'essere parroci in modo particolare. Credo che sia un riconoscimento che il Papa voglia dare ai preti, ai parroci, indicando loro due testimonianze alte del modo di stare del parroco con la sua gente, accanto, ascoltandola, accompagnandola, sostenendola. Eminenza, il Papa conosce bene Don Milani, la sua storia di pastore, di parroco, come diceva lei, di educatore, e ne ha tratteggiato in modo preciso la figura nel videomessaggio che ha inviato ieri. Di quello che ha detto Papa Francesco, cosa l'ha colpita delle parole che ha speso per questo sacerdote fiorentino che ha avuto una vita non priva di tensioni e di incomprensioni anche in seno alla Chiesa? Ma direi che proprio questo ultimo accenno che lei fa significativo, cioè il Papa non nasconde che ci sono state tensioni, incomprensioni, sofferenze nel cammino di Don Milani nella Chiesa fiorentina. Non si tratta di mettere un tratto di spugna per cancellare il passato, ma al contrario, proprio per cercare di capirlo, proprio da dove hanno origine quelle incomprensioni, per cercare che non si ripetano. Ma soprattutto quello che mi colpisce però è il tripode su cui il Papa basa la grandezza di Don Milani: il suo essere un uomo di fede prima di tutto, un uomo credente in Cristo che non l'ha mai abbandonato, il suo essere un prete legato alla Chiesa anche nella sofferenza, anche nelle difficoltà dei rapporti con i suoi superiori, con i confratelli e nel suo cammino anche pastorale, ma sempre prete e fedele alla Chiesa. E poi il terzo aspetto, quello appunto dell'educatore, di uno che vuole far crescere la dignità delle persone nella esaltazione della coscienza personale. Queste tre cose il Papa le ha ben chiare nel suo messaggio di ieri, ma anche nel dialogo, nei dialoghi, perché non è la prima volta, l'ultima volta che sono andato dal Papa, che parlavo di lui, di Don Milani. C'era stato un altro mio dialogo su Don Milani quando chiesi al Papa appunto di rimuovere la proibizione che c'era circa la stampa e la divulgazione di esperienze pastorali. Anche lì trovai un aperto ascolto e di lì a poco venne appunto la dichiarazione che quella proibizione era decaduta. Quindi ho parlato più volte col Papa, il Papa appunto questa figura composita, uomo di fede, uomo di Chiesa, prete, educatore, le ha molto chiaro, davvero.
Eminenza, lo ha già accennato lei, questo appunto, questa presentazione da parte sua di questo dossier perché fossero rivalutate esperienze pastorali. Lei è da tempo che si spende molto per la valorizzazione di Don Lorenzo Milani e della sua opera. Chi è per lei Don Milani? Chi è per la Chiesa fiorentina e come vorrebbe che fosse ricordato a 50 anni della sua scomparsa? Anzitutto mi affianco al Santo Padre, lo seguo in questa volontà di non cancellare il passato, ma di rileggerlo e di capirlo. Non si tratta di dire che tutto è andato bene a Firenze, no, con Don Milani, tutt'altro. Sono state difficoltà e questo dobbiamo prenderne atto. Non dobbiamo pensare che tutto può essere cancellato, al contrario. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che mi preme è pensare che ci sia nella esperienza pastorale di Don Milani qualcosa che ha da dire ancora all'esperienza pastorale della nostra Chiesa. Questo non è difficile in tutto quello che lui ha rappresentato per la difesa degli ultimi, degli umili, dei più marginali nella società, allora si chiamava Barbiana, cosa significa oggi tutto questo, e il modo dello star vicino alle persone concretamente, cioè non tanti proclami ma proprio una vicinanza di accompagnamento personale. Credo che queste siano cose da riprendere e da questo ho chiesto che venga dedicato un convegno di studio proprio dell'esperienza pastorale di Milani che la nostra facoltà teologica promuoverà nei prossimi mesi proprio in questa occasione del cinquantenario della morte e anche da lì credo che verranno indicazioni preziose, oltre alla riproposizione delle sue opere come meritoriamente viene fatto con l'edizione dell'Opera Omnia nei Meridiani di Mondadori. Eminenza, come vorrebbe che vivesse la Chiesa fiorentina, ma la Chiesa universale, questo momento e questa visita di Papa Francesco? Anzitutto chiedo a tutti preghiera perché da questo gesto, sia pure semplice e molto limitato, ne venga un bene per la Chiesa e per i preti di tutto il mondo. L'altra cosa che mi riprometto è quella di far capire a tutti che essendo molto mirato il gesto del Santo Padre, dobbiamo accettare che egli incontri solo poche persone, non saranno più di 200 persone. Raccoglieremo tutti gli alunni di Don Milani, quelli di Calenzano e quelli di Barbiana nei vari gruppi che nel frattempo si sono formati, ci saranno tutte queste persone, ci sarà ovviamente i familiari, ci saranno e alcuni dei nostri preti, anche qui farò torto a molti, ma gli spazi sono estremamente limitati e pensiamo di portare alcuni giovani, alcuni ragazzi che nelle nostre realtà ecclesiali seguiamo nel loro cammino educativo proprio per rappresentare tutti i ragazzi i più marginali, i più abbandonati che come Don Milani fece un tempo, anche oggi devono essere accompagnati e seguiti dalla Chiesa e da tutti coloro che ne hanno a cuore le sorti.